Ok, ci sono, sono online, però ho dimenticato una cosa che non faccio spesso. Aspetta. Ora sì che possiamo cominciare. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Oggi il vostro vichingo vi porta la novità del momento. Sicuramente guardando qualche video su TikTok, qui su YouTube, avete notato che sono uscite le nuove nuggets. Stavo dicendo croccanti, in realtà volevo dire piccanti. Sono uscite le crocchette di pollo del Mac piccanti, ragazzi, direttamente spicy, cioè vi rendete conto? Queste dovrebbero essere piccanti rispetto a quelle classiche. Ovviamente io che vado sempre al Mac con mano, potevo non provarle in un mio video? Assolutamente no. Infatti mentre stavo scorrendo, praticamente mi è venuto un certo languorino, mi sono detto dai Vito, andiamo al Mac, scendiamo e andiamo a fare acquisti. Guardate qui. Già ragazzi, le ho portate pronte per voi. Non è che vi faccio aspettare il tempo che le friggono. Direttamente pronte ragazzi. Cioè sono praticamente un fast food. Ovviamente ragazzi, dovevo per forza esagerare. Però prima di cominciare questo video volevo lanciarvi una sfida. Sono sicuro che Manu quando vedrà questo video si arrabbierà perché voleva provarle sicuramente insieme a me. Quindi lasciate un bel pollice in su se volete far provare a Manu queste crocchette piccanti. Vedremo così quale sarà la sua reazione. Però nel frattempo me le pappo io da solo. Cioè io ragazzi da solo, senza che Manu mi ruba le patatine. Vi rendete conto che bello? Finalmente un pranzetto da solo. Allora all'interno, raga, tovaglioli, questi non si mangiano, quindi li mettiamo da parte. Tre salsine, incredibile ragazzi, perché ho preso praticamente il box da 20 crocchette, 20 nuggets spicy e miste. Qui ci sono tre salse che sono in omaggio. Salsa barbecue, guardate qua. La barbecue classica, però quella del Mac è buona, raga. La maionese del Mac, questa ragazzi è la mia preferita, è sempre stata la mia preferita. E poi abbiamo la salsa Hot Devil. Questa qui, la salsa piccante, cioè già è spicy. Ci vuoi mettere pure la salsa e diventa super spicy. E all'interno, ragazzi, guardate qui. Il pacco incredibile di 20 crocchette, 20 nuggets, guardate qui c'è scritto misto, significa che sono 10 di quelle piccanti e 10 normali. Ovviamente quelle normali io già le conosco, solo che volevo fare questa comparazione. Facciamo qua le cose belle professional. Allora, apriamo il nostro sarcofago magico qui all'interno. Ragazzi, guardate che spettacolo. Cioè, ancora calde. Ovviamente già a vista d'occhio si riconosce subito quella normale, quella classica, con quella piccante. Guardate che bella differenza che c'è. Questa è più abbronzata, mentre questa è più bianca. Ragazzi, quelle normali sono buonissime. Un'istituzione, io le mangio da sempre. C'è sempre stata questa diatriba, salutare, non salutare, il cibo che saluta, che non saluta. Però ragazzi, l'importante è mangiare con moderazione, ok? Non esagerate. Ma questo vale per tutto il cibo. Allora, io sono super curioso di assaggiare questa, ragazzi. Guardate, rosso vivo, rosso fuoco. Secondo voi che sapore avrà? Io, l'odore mi sembra... Ok, un po' piccante c'è. Perché raga, l'odore c'è, è un po' piccante, lo ammetto. Perché questa non mi pizzica il naso, mentre... Questa un po' sì. Non so se è un'impressione perché sono psicologicamente proiettato sul piccante, però... Allora, parcheggiamo qua il nostro box e adesso si fa l'assaggio. Voi le avete già provate queste? Queste sicuramente le conoscete, ma queste probabilmente non tutti. Allora, prima di tutto assaggiamo quella normale, quella classica, così già prepariamo il nostro palato. Buona! Ragazzi, ovviamente, top! Manu! Ti voglio bene, cuginetto. Arrivati a questo punto, dobbiamo provare questa qui. Ragazzi, prima senza salsa. Sono già pronto, voglio fare qua una live reaction con tutti voi vichinghi. Buonissime! Wow! Incredibile! Ragazzi! Cioè, inizialmente è una nuggets normale, tant'è che mi sono pure confuso, mi sono detto ma non è che è quella normale, però dopo ti arriva il piccante, perché il piccante è tutto esterno nella panatura. Ma sono spettacolari, non ci posso credere, fantastiche, ma non ne sbagliano una. Caspita che buone, cioè, buonissime, raghi!
Ragazzi, io già sto sudando perché il piccante ovviamente fa aumentare la temperatura corporea del mio corpo. Qui nel frattempo ho preparato la nostra maionese, eccola qui. Prendiamo una nuggets di quella normale. Raga, anche qui, che ve lo dico a fare? Raga! Aspettavolo! Buone, buone, buone. Questi sono i viti che mi piace fare, questi qua, dove ci mangiamo tutto. Adesso però dobbiamo provare la nostra nuggets spicy piccante con la nostra maionese. Vediamo quale sarà il risultato. Vediamo se la maionese riuscirà ad addolcire leggermente questo piccante, guardate. Cioè, guarda qua, questa cosa già è rilassante, cioè guarda. Mi sento tipo un barbiere che deve fare tutta la schiuma per la barba, vabbè. Ragazzi, è qualcosa di spaziale. Sarà perché a me un po' di piccante piace, però vi dico la verità, se non vi piace il piccante potrebbe darvi fastidio. Se invece vi piace leggermente il piccante, potete anche assaggiarla, perché in realtà non è piccantissima, ma adesso, secondo me, avremo delle difficoltà non appena andremo ad aggiungere questa, perché raga, questa è anche piccante, quindi già quella è piccante, più piccante uguale super piccante. Allora ragazzi, qui abbiamo la nostra salsina che sembra lava vulcanica, il nostro magma. Guardate, questa ragazzi è veramente piccante. E adesso ci andremo a mettere le nostre crocchette. Quindi, come al solito, partiamo da quella più soft. Prendiamo la nostra crocchetta normale, nel frattempo ragazzi c'è un reflusso, mi sta salendo tutta la crocchettaggine di pollo. Qui già ho indugiato la nostra crocchetta normale, guardate, con la salsa piccante. Vedremo quella normale che sapore ha. Io già sto sudando pure il sopracciglio ragazzi, guardate come suda tutto. Mi sento un vulcano, ragazzi, un vulcano! Il test finale, ragazzi, se sopravvivo a questo, posso dire di aver visto di tutto. Crocchetta piccante più salsa piccante. Siete pronti? Se per caso non dovessi riuscire a sopravvivere a questa impresa, mi raccomando, ragazzi, sappiate che vi ho voluto bene. E ricordatevi, ragazzi, di spolliciare come i vichinghi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i futuri prossimi eventuali video, sempre se riesco a sopravvivere. Adesso andiamo a Inzupation. Guardate qua. Guardate che spettacolo, va. Incredibile ragazzi, guardate, bella abbondante di magma, perché voglio che sia una meteora esplosiva. E adesso ci prepariamo per il momento finale. Non ti temo, crocchetta piccante con salsa piccante, non ti temo! 3, 2, 1... Ok, un po' ti temo, cioè ho un po' di paura perché già c'ho il palato leggermente arrossato, perché ne ho mangiate già alcune, e un po' ti temo, però... Devo farcela, mal che vada comincio a bere un po' di latte per smaltire tutta questa cosa piccante. Ok, non sento leggermente la lingua, o meglio la sento leggermente ustionata. Però sono ancora vivo, c'ho ancora un pezzettino. Facciamo questo final test, ne prendo un po' meno salsina. Sicuramente le preferisco con la mia amica maionese, perché è più leggera, è una salsa che ammortizza un po'. Oh! Devo bere, devo bere! Allora ragazzi, mi sta un po' bruciando anche l'esofago, però fa parte del gioco, cioè assolutamente. Diciamo che posso tollerare tutto questo, perché sono un vichingo e posso farcela. Ovviamente voi che siete più piccolini non lo fate, perché il piccante non va bene. Mangiate le crocchette classiche, poi se quelle le volete assaggiare, sempre con la visione di un adulto, che non si sa mai, la prudenza non è mai troppa. Ok, ce la posso fare ragazzi, ce la posso fare, ne prendiamo un'altra, sì. Voglio sputare fuoco dalle narici stasera. Crocchetta piccante, di nuovo, ci vado. Nel frattempo la mia salivazione sta aumentando sempre di più. Mi si sta bruciando la lingua. Cerco di evitarvi questo spettacolo. Devo cercare di rinfrescare un po' la mia testa di cocco
perché sono sudato, sto aumentando la mia temperatura corporea e questo non va bene. Bene, cari vichinghi, l'ultimo test, ma non per importanza, lo facciamo con la salsa barbecue. Questa, ragazzi, buonissima. Che odore che fa, che odore. Questa salsa barbecue, ok? Guardate, spettacolare, ma già probabilmente la conoscete. E facciamo il test, come al solito, con la crocchetta soft. Quindi, inzuppation, tipo biscottino nel latte la mattina. E poi subito assaggio. Ok. Buonissima, ragazzi. Ma sembra tipo una salsa barbecue al miele. Non so se sto dicendo delle cavolate, però è buona. Preferisco sempre la mia maionese, però la salsa barbecue, tanta roba. L'ultima crocchetta piccante adesso con la salsa barbecue. Ultimo test di oggi, andiamo ad inzuppare. Anche qui, ragazzi, facciamo un bel bagnetto, guardate, shakera, shakera, shakera. E ci siamo, guarda qua. Cari vichinghi, cin cin, alla salute. Caspita, mi stava salendo un rutto incredibile. Vado, vado. Anche qui, ragazzi, la salsa barbecue funge da ammortizzatore. Ti fa sentire meno quel piccante che poi comunque arriva, eh. Però siamo arrivati alla fine di questo assaggio delle nostre crocchette, delle nuove nuggets spicy. E devo dire, ragazzi, che sono veramente tanta roba. Allora, se devo essere onesto, preferisco sempre quelle normali, forse perché sono affezionato. Però anche queste, ragazzi, tanta roba. Mi piacciono veramente un sacco. Io consiglio di mangiarle entrambe, magari alternandole, perché appunto puoi mixare i sapori, perché se ne mangi 10 di queste, insomma, poi comincia a farsi sentire la piccantezza. Ovviamente, ragazzi, io mi finirò il mio box adesso da solo. Sta salendo la piccantezza, ragazzi. Mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere qui sotto se anche voi le avete provate e fatemi sapere se volete un video in cui le faccio assaggiare a mano. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti. Ricordatevi sempre di seguirmi su tutti i social, perché se mi seguite sui social, poi quando ci vediamo vi faccio assaggiare una crocchetta, ve la offro io. Per questo video di oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e ciao!